Tutelare i soggetti socialmente svantaggiati, riportando i diritti delle donne, dei diversamente abili e degli omosessuali al centro della discussione politica di un centro sinistra che voglia dirsi veramente rinnovato. Le amministrative di Barletta dei prossimi 26 e 27 maggio sono ormai alle porte, e su queste tematiche Maria Campese vuole tornare a dare il proprio contributo in caso di elezione al Consiglio Comunale. In occasione della presentazione, avvenuta al laboratorio urbano GOS di Viale Marconi, della lista Sinistra Unita per Barletta, in cui ha scelto di candidarsi, l'ex assessore regionale. Approfondisce i motivi del suo nuovo impegno politico a favore delle categorie più deboli della società e promuove l'opportunità di concedere il patrocinio dell'amministrazione comunale al Barletta Pride, l'evento organizzato dall'associazione Arcigay-Batt Le Mine Vaganti. Solleciterò ehm, il candidato sindaco Cascella, ma anche eh, tutti gli altri candidati della mia lista, eh, a sottoscrivere il documento delle Mine Vaganti perché penso che sia un segno di civiltà. Non possiamo discriminare in questo momento storico i diritti di chi ha diciamo, delle, degli orientamenti sessuali diversi da una parte, dall'altra penso che ci sia un tema grossissimo che attiene alle donne, la violenza sulle donne e la differenza di genere che va comunque rimarcata. Per cui insomma io lavorerò affinché ci sia una rappresentanza adeguata al di là delle candidature nelle liste, ma che ci sia una rappresentanza adeguata nella giunta di donne, eh, che si potenzino i servizi per sostenere le donne che subiscono eh, violenza e perché diciamo, chi oggi soffre di più nella società abbia in noi un riferimento. Piena fiducia al candidato sindaco Pasquale Cascella e alla sua volontà di immaginare una Barletta diversa per il futuro. Personalità di grande prestigio e di alto profilo istituzionale, ricorda Maria Campese, l'ex portavoce del capo dello Stato saprà rivelarsi una risorsa importante per questo territorio. Gli eventi hanno dimostrato che avrebbe potuto fare scelte diverse perché i giochi a Roma si erano riaperti, Napolitano è stato riconfermato presidente, eppure lui ha detto mi sono impegnato per Barletta, io continuerò in questo impegno. Secondo me questo gli fa onore, oltre al fatto che ritengo che per la situazione che si è determinata a Barletta, con le difficoltà che ci sono sotto tutti i punti di vista, dal problema economico al problema della trasparenza, al problema della legalità, al pro... Insomma, i problemi della Frontex sono tanti. Lui possa essere quella interfaccia con i ministeri, con diciamo, lo Stato centrale, che ci possa consentire anche di usufruire di canali che fino adesso non sono stati utilizzati.